Cari amici di Caffè Quotidiano, benvenuti alla quarta puntata di questa edizione della nostra trasmissione, come diciamo sempre, libera e autonoma all'interno di Bar La Rotonda. Vedete, abbiamo cambiato da questa settimana la scenografia all'interno di questo bellissimo bar, uno dei fiori all'occhiello della nostra comunità, e abbiamo ospite in questa puntata il responsabile tecnico degli allievi dell'SD San Marco, Francesco Cucu. Ciao Francesco, benvenuto a Caffè Quotidiano. Ciao Luigi, buonasera, grazie per l'invito e una buonasera anche ai telespettatori che seguono la tua trasmissione, questa bellissima trasmissione. Grazie. Sì, per noi è un vero piacere avere te come referente di una realtà molto importante, un fiore all'occhiello per la nostra comunità, l'SD San Marco, che nasce nel 2012 come squadra dilettantistica di terza categoria ed è arrivata quest'anno dopo 7 anni, dopo appena 7 anni, addirittura in eccellenza, cioè penso una storia molto singolare che ha dei record molto importanti e che ci fanno contenti, al di là di tifoserie di parte. Tu rappresenti qui diciamo, gli allievi che curi da anni nella tua realtà associativa e volevo averti ospite, come ti dicevo prima, a telecamere spente per parlare di due argomenti. Giovani e sport è un connubio importante, essenziale, di vitale importanza per qualsiasi progetto o per qualsiasi organizzazione che voglia essere vincente e voglia avere un po' di futuro. Allora Francesco, innanzitutto volevo iniziare chiedendoti un po' di raccontarci di questa realtà bellissima che è la SD San Marco. In 7 anni, grandi, grandi vittorie, grandi obiettivi raggiunti, ma soprattutto grandi soddisfazioni. Sì, l'SD San Marco nasce nel 2012, e, come hai detto tu, partendo dalla terza categoria, e in 7 anni, non appena 7 anni, è riuscita ad arrivare all'eccellenza, quindi al gradino dalla Serie D, dai dilettanti, diciamo, veri e propri, dai semiprofessionisti. Prima erano semiprofessionisti, adesso sono dilettanti fino alla Serie D. È una realtà bellissima questa dell'SD San Marco, perché ti fa capire che anche in paesi piccoli come il nostro, se c'è qualcuno che riesce a spronare la gente a fare bene il proprio lavoro, riesce a svolgere bene la vita d'associazione, come hai detto tu, perché quando SD San Marco quando è nata era un'associazione sportiva e quindi racchiude non solo il calcio ma lo sport in generale, il lavorare insieme, il cooperare insieme, che è compito di tutte le associazioni, possono essere sportive e non, ma un'associazione è questa, raccoglie le persone, no, in maniera, fa collaborare determinate persone, cooperare, e poi se si raggiungono i risultati meglio ancora. Anzi, si deve sempre cercare di fare meglio, perché l'obiettivo è sempre quello di andare avanti e fare sempre far crescere sempre di più l'associazione. Bene, Francesco, abbiamo detto che tu ti occupi dei giovani della SD San Marco in quanto responsabile tecnico, degli allievi in gergo calcistico. Da quanto tempo fai questo e quali sono stati, secondo te, i punti di forza di questa realtà e quali reputi dei punti di debolezza o obiettivi da raggiungere ancora? Sì, io lo faccio da ben 7 anni anch'io. Sono abilitato l'anno scorso, quindi ho preso l'abilitazione anche l'anno scorso, sono un tecnico a tutti gli effetti e con la serie San Marco ho iniziato 5 anni fa. Questo è il quinto anno che mi vedo impegnato con la SD San Marco e, come ti dicevo prima, è il quarto anno insieme ai ragazzi, che è un gruppo di ragazzi nati 2002, 2003, 2004, che sono cresciuti proprio con me. Quindi sono con me da 4 anni, abbiamo portato avanti questo percorso di crescita. L'anno scorso siamo riusciti a vincere anche il campionato e quest'anno, vincendo il campionato l'anno scorso, quest'anno facciamo parte del campionato regionale che ci vede impegnati con tante altre società che fanno questo
questo da anni, da 30, da 40 anni, e per la nostra piccola realtà che sta a Marco, è una grande soddisfazione. È una soddisfazione non solo per me, ma per tutti gli addetti ai lavori dell'S di San Marco. Il nostro punto di forza principale è quello che ti ho detto prima, la collaborazione, il cooperare, il sentirsi sempre importanti, al di là del ruolo che si svolge, sentirsi importanti e far sentire importanti soprattutto i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno di sentirsi importanti, i giovani hanno bisogno di sentirsi importanti. Di avere degli stimoli, degli obiettivi. E ci deve essere, bravo, come hai detto tu, chi ti stimola. E siamo fortunati nell'S di San Marco ad avere tante persone intorno che ci stimolano, sia a noi giovani, sia ai ragazzi. Che scelgono di fare la scuola calcio, di intraprendere questo percorso calcistico che noi auguriamo li porti sempre più in alto. Certo. Punti di debolezza e... Sì. È presto ancora per dire, ce ne so, ci sono sempre, da tutte le parti ci sono i punti di debolezza, però piano piano in questi anni qualcosina... Vediamola così, ecco, qual è stato, per esempio, per capire, un tuo obiettivo da allenatore tecnico che hai raggiunto e quale invece vuoi raggiungere nel breve medio periodo? Sì, allora... Io parto sempre dal presupposto che noi dobbiamo formare prima dei ragazzi, i ragazzi come persone, quindi educati, rispettosi nei confronti dei dirigenti, degli avversari, dell'arbitro. Noi dobbiamo crescere prima uomini e poi devono venire calciatori. Sicuramente l'obiettivo principale è quello di far sì che questi ragazzi possano domani giocare magari non ad altissimi livelli, però almeno come tutto a livello dilettantistico, visto che il calcio è lo sport più seguito, quindi meno male i ragazzi, anche essendo dilettanti, vengono sempre seguiti, soprattutto nelle piccole province, nelle regioni, si segue molto lo sport dilettantistico. Molto sentito. Moltissimo. Perché la realtà di oggi è quella anche di squadre che negli anni passati sono state dei professionisti e la crisi economica ha fatto venire meno anche le loro risorse, cioè. E quindi sono retrocesse in dilettanti, quindi ci sono tante squadre che hanno storie importanti e fare parte per l'S di San Marco di questa realtà dove ci sono squadre blasonate è una cosa davvero importante e che deve far sentire importanti anche tutti i sanmarchesi. Francesco, abbiamo parlato di giovani e sport, no? I due argomenti di questa puntata. Un paese piccolo come il nostro, in un paese piccolo come il nostro, cosa significa creare e quanto è difficile, penso, farlo, creare una rete che tenga uniti un gruppo di persone, di giovani, tutti quanti essi, diciamo, uniti da un obiettivo, da una mission, da una passione, che possono, diciamo così, andare avanti grazie a questo obiettivo comune. Ecco, quanto è difficile per tipo la SD, che può essere anche qualsiasi tipo di associazione sportiva o no, tenere insieme dei ragazzi che oggi sono più che mai, secondo me, mi permetto di dirlo perché possono essere anche i miei coetanei, i nostri coetanei, più distratti che mai, con meno voglia di fare le cose, con anche molte volte poco entusiasmo. Cioè, fare quello che voi fate è anche nei tempi di oggi anche un po' difficile rispetto a già 10-15 anni fa, forse perché i telefoni hanno un po' dato la testa a un bel po' di persone, secondo me. È difficile perché sono cambiati i tempi, come si suol dire, però io credo che se ci sono persone con idee, con la passione, con la giusta voglia, che sono capaci anche di coinvolgere il circondario, magari anche ragazzi sfiduciati, perché ce ne sono tanti, certo. Ragazzi per vari motivi, come giusto che sia, per vari motivi, però io credo che
sta tutto nella forza delle persone, nel coinvolgere, nel far sentire importanti anche per una minima cosa. Come ho detto prima, l'associazionismo è questo, e non si deve guardare sempre al lato economico, ma si deve guardare molte volte al lato umano. Certo. La persona devi trovare qualcuno in grado di coinvolgere e di far sì che questa passione esca fuori anche in chi magari si avvicina un po' a queste cose. Ma nascosta e non lo sa nemmeno lui, perché ci vuole magari chi come te e come voi dà degli stimoli. Poi ringraziamo, ecco, nel frattempo continuiamo la nostra chiacchierata, siamo in un bar, ma alla rotonda c'è il nostro Angelo che ci porta il caffè quotidiano qui a San Martellano, su una location come pochi possono permettersi questa location. Noi ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità, e andando avanti con questo nostro caffè ti volevo chiedere una cosa nello specifico. Oggi, no, un giovane che come te si impegna in una realtà associativa, che quindi anche per il paese in cui vive, in paesi come questi, no, dove non ci sono grandi realtà economiche, grandi possibilità anche di lavoro, non ci sono fabbriche, non ci sono indotti, c'è quel poco che resiste e che con difficoltà cerca di andare avanti, penso al settore primario, all'allevamento, all'agricoltura, penso alla rete dei commercianti, e quel poco che, diciamo, di riflesso esiste ancora grazie a, diciamo così, mancanza di fiducia e anche di inventiva da parte di chi in questi ultimi 20-30 anni ha avuto l'onere e l'onore di amministrarci. Volevo chiederti, caro Francesco, oggi un giovane che si impegna in queste realtà come la nostra, con quali stimoli e con quali prospettive future secondo te può farlo? Cioè, con quale idea? Io, come ti ho detto prima, secondo me la cosa più importante è prima di tutto avere la passione giusta. Poi il resto sono sicuro che viene da sé. Quindi il futuro non si può programmare. Il futuro bisogna viverlo e programmarlo, sì, forse un pochino, però un giorno alla volta. Quindi piano piano capire quali sono le potenzialità per far sì che un progetto nato, un progetto giovane come questo, come quello dell'S di San Marco, possa crescere nel tempo. C'è bisogno di appunto, ho detto prima, c'è bisogno di tempo. Di tempo. E lo sapremo magari un progetto a medio lungo termine, non sappiamo dove si può arrivare, però si sta facendo di tutto per far sì che San Marco abbia questa bellissima realtà. Per concludere la nostra chiacchierata, Francesco, ti volevo chiedere invece, da un tuo punto di vista, un consiglio magari a un ragazzo o una ragazza che ci sta vedendo, sta ascoltando la nostra conversazione, che magari, ecco, è impegnato nel mondo dei social, quindi su cose, diciamo, poco sociali dal punto di vista umano, magari vuole mettersi in rete, vuole fare sport, il calcio nel tuo caso, ma anche, pensiamo, anche a altri tipi di sport, perché non c'è solo il pallone. Cosa ti senti di dire a questi ragazzi che sono inattivi da questo punto di vista, o cosa ti senti di consigliare a queste persone? Ma il consiglio principale che mi sento di dare è di dire soprattutto che ogni ragazzo, ogni ragazza deve fare quello che sente di fare, quindi non avere paura di immergersi in nessuna attività, in nessun tipo di sport, in qualsiasi cosa. Deve avere il coraggio di farlo, andare anche controcorrente, quindi cercare dentro se stessi l'ingrediente principale per far sì che questa passione venga fuori e venga bene, venga presa sempre nei modi migliori da chiunque circonda questi ambienti. Perché lo sport è vita, e certo. Quindi
cerchiamo di fare sport, soprattutto a questi ragazzi come hai detto tu che oggigiorno sono sempre più attaccati ai social, ai Facebook, agli Instagram. Un po' di sport non guasta mai. Certo, fisicamente anche. E soprattutto aiuta a crescere. Certo. Aiuta a crescere molto più di tante altre cose. Bene. Francesco, io ti ringrazio per essere stato qui a Caffè Quotidiano e di aver raccontato i giovani e lo sport insieme a me in questa trasmissione dedicata appunto a queste persone, e grazie anche per quello che fate come realtà, come associazione, che portate alto in senso positivo il nome della nostra comunità. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata, un nuovo ospite e un nuovo argomento.